Cosmofarma 2018, un mondo davvero complesso, come giusto che sia un settore, se vogliamo, adulto dell'economia italiana, e dietro c'è veramente tanta roba per far funzionare. Lo stiamo vedendo, una farmacia che sembra qualcosa di semplice, ancora molti di noi immaginano la farmacia tradizionale con quei bei mobili in legno piuttosto, no, che la ceramica, no? Io non so perché ho ancora in mente questa idea. Siamo insieme a Mauro Santapaola della Rova, è un'azienda che si occupa di automazione, e prima di andare nell'intervista live ero già incuriosito da questa cosa. Dico, quindi non solo i grandi supermercati, i grandi centri logistici hanno bisogno di automazione nel magazzino, ma anche una moderna farmacia. Ci spieghi come? Assolutamente, mi riallaccio un po' anche a quello che è stato il suo discorso introduttivo, no? Quindi Cosmofarma 2018, prima edizione post approvazione legge concorrenza. Quindi non solo tutto ciò che lei ha suggerito come spunto di riflessione è vero, ma ci troviamo anche in una fase congiunturale del mercato della farmacia nella quale si stanno costituendo gli scenari e mutamenti di un mercato che nel prossimo futuro è destinato a cambiare. È destinato a cambiare da un lato per l'ingresso delle società di capitali, quindi la possibilità di costituire catene reali, che significherà maggiore pressione competitiva per la farmacia indipendente, è destinato a cambiare perché c'è comunque un cambiamento trasversale di digital transformation e di logiche di retail che stanno contaminando anche il settore della farmacia. Ecco che in tutto questo la parola d'ordine, il comune denominatore a tutti i player attuali e futuri è quello dell'efficientamento dei processi logistici. Lei sa che c'è un tema molto ampio che coinvolge il paese, direi coinvolge ormai il globo, rispetto all'idea che liberalizzare, aprire i mercati possa essere davvero una cosa positiva anche in termini di occupazione. Non sempre abbiamo visto che è così. Certo, questo mondo dovrà, come lei ha ricordato, da questo momento tenere presente questa cosa. Dal suo punto di vista, chi è che vincerà questa competizione nel mondo della distribuzione del farmaco? Chi è che caratteristiche deve avere chi andrà a vincere, che sia il farmacista piuttosto che l'imprenditore che distribuisce, certo, il farmaco? Allora, proprio questa mattina ho avuto l'opportunità di partecipare a una tavola rotonda con farmacisti e con altri colleghi di aziende tecnologiche, e il tema era proprio quello di come la tecnologia potesse essere resa al servizio della farmacia per poter fronteggiare queste sfide future, no, che ci attendono. E l'outcome è stato che in qualche modo, in ogni caso, quello che rimarrà e che differenzierà la farmacia presente e futura da modelli o player nuovi anche che stanno cercando di entrare nel settore, sarà proprio la centralità del ruolo del farmacista sul territorio, quindi quello che il farmacista rappresenta come professione per il cittadino. E con le nostre soluzioni di automazione, in qualche maniera, noi aiutiamo proprio il farmacista a recuperare il suo ruolo, quindi liberiamo tempo che tipicamente si impiega nel back office di una farmacia. Lei immagini, abbiamo parlato di distribuzione, di grande distribuzione, una farmacia tratta più referenze che un supermercato, quindi immaginiamoci che cosa significa gestire la logistica di una farmacia. Ebbene, con un magazzino automatizzato installato nel back office andiamo ad ottimizzare e razionalizzare tutti quei processi che liberano tempo a servizio della professione del farmacista banco per il proprio cliente. Automazione ci aiuti a capire, anche in chiave di suggestione rispetto a chi ci ascolta, significa banalmente digitare il nome del farmaco su un tablet, un computer, insomma un'interfaccia, e avere dall'altra parte un automatismo che mi cerca il farmaco e me lo porta dietro il bancone? Banalizzando e riassumendo tutto, l'effetto finale è proprio questo. Però lei immagini che tipicamente una farmacia media riceve 700-800 scatole al giorno di 400-500 referenze diverse. In un processo tradizionale di gestione della logistica
gestire questo flusso quotidiano di ingresso e di uscita significa spuntare scatola per scatola, riporla nelle cassettiere, cercare manualmente di ottemperare quei principi della logistica che invece un magazzino automatizzato può fare in maniera appunto automatizzata e completamente autonoma, no? Ecco che tutto questo risparmio di tempo, oltre a creare tempo per il farmacista, come ci siamo detti a banco, va ad abbattere costi occulti che possono essere quelli legati a scaduti, a tempo che impiegano comunque i magazzini, tempo uomo che può essere, che è una risorsa scarsa per eccellenza in farmacia, può essere impiegato in maniera diversa. Ecco che tutto il processo, l'effetto finale è quello che lei ci ha illustrato, quindi la scatoletta che arriva giù dalla chiocciolina, ma poi in realtà c'è ben altro dietro. Ecco, andiamo un attimo a fondo anche proprio su quello che ci ha detto. Facciamo l'esempio di una farmacia che ha 3 unità. Se fa un intervento di automazione, dopo l'automazione possiamo immaginare che almeno una di queste unità venga recuperata per sempre da utilizzare ad esempio nel rapporto col cliente stabilmente anziché dietro il magazzino? Assolutamente sì, ci tengo comunque a sottolineare che e questo nel rapporto con i nostri clienti siamo sempre stati molto chiari e trasparenti, che l'automazione non sostituisce il lavoro, libera umano, energia, piuttosto libera energia e tempo da investire in aree nuove in aree nuove e in aree che poi alla fine sono a servizio del cittadino, perché tutto quello che ci dicevamo è anche un po' il tema di questi giorni, no? Delle tavole rotonde che si stanno tenendo anche in ottica di mutati scenari di mercato, è proprio il recupero e il ruolo centrale che il farmacista nel mercato italiano e la professione quindi, farmacista. Quindi diciamolo bene questo, perché noi sappiamo che oggi in Italia si parla tanto del fatto che l'automazione e l'intelligenza artificiale demolisca posti di lavoro. In realtà per l'imprenditore intelligente, e il farmacista rientra fra questi, più che demolire dei posti di lavoro si tratta di convertire. Bravissimo, e riuscire certamente finalmente a dare al cliente quello che il cliente chiede da tempo e che spesso non ha, possiamo metterla così? Assolutamente sì, è proprio questo la chiave di lettura. Bene, ringrazio Mauro Santapaola. Grazie a voi. Come vedete ogni punto di vista ci aiuta per capire dove stiamo andando. Io l'ho detto stamattina, l'ho ripetuto più volte, non solo dove stiamo andando in questo comparto che pure è fra i più brillanti e qualificati del paese, ma dove sta andando l'intero paese e qual è probabilmente anche la strada attraverso la quale potremo continuare, se non addirittura creare nuovi posti di lavoro semplicemente più qualificati e più qualificanti. Grazie. Grazie a voi.